Ernesto Rossi dal Piemonte all'Europa è il titolo della mostra, visitabile fino al 29 novembre all'URP del Consiglio regionale in via Arsenale 14G a Torino. Realizzata dalla Quinta C dell'Istituto Professionale per Servizi Sociosanitari Bosso Monti di Torino, è dedicata a uno dei principali promotori del federalismo europeo nel 50° della morte. Incarcerato per molti anni dal regime fascista e condannato al confino, fu coautore, con Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni, del Manifesto di Ventotene, autentica pietra miliare del pensiero europeista. Io credo che il fatto che la scuola, una scuola di Torino, abbia deciso di dedicare una parte del proprio tempo ad una ricerca su Ernesto Rossi in qualche modo rappresenti la buona scuola. E sono grato agli insegnanti e al capo d'istituto che hanno voluto fare questo lavoro. I ragazzi sentono parlare d'Europa senza sapere chi è stato alla base di questa Europa. Ernesto Rossi è uno degli uomini che, fondatore del Movimento Federalista Europeo e comunque antifascista durante la Seconda Guerra Mondiale, mandato al confino dal fascismo, fu tra i promotori di questa Europa un po' complicata nella quale oggi i nostri ragazzi vivono. Ma se l'Europa vive un momento di difficoltà, un momento nel quale si ritirano su i muri e si separano le popolazioni e si chiude la porta a quelli che aspirano a costruire in questa Europa una vita diversa per se stessa e per la propria famiglia, io credo che ci siano ragioni per le quali preoccuparsi. Una di queste è la ripresa del fascismo. Allora c'è davvero da preoccuparsi. Io credo che, dato che la democrazia è rispetto per gli altri, uguaglianza, generosità e solidarietà, e il fascismo è negazione delle libertà individuali, è negazione dei diritti civili ed è soprattutto violenza, io credo che parlare oggi di uomini che queste cose hanno già detto più di 70 anni fa sia utile ai ragazzi e in qualche modo anche alle nostre comunità. La cosa che mi interessa mettere in luce è questo, il fatto che una scuola tecnica e professionale si occupi ciclicamente, anno dopo anno, di argomenti che sono, diciamo, storicamente e nell'immaginario più tipici di un liceo. E questo perché, uno, abbiamo degli insegnanti che in queste cose ci credono, e due, perché a mio avviso scuola vuol dire scuola e non c'è la scuola tecnica, il liceo, eccetera, ma vuol dire dare ai ragazzi un'impostazione culturale che prescinde dalla formazione tecnica e professionale che si vuole dare. Uno dei loro insegnanti è un diretto discendente della famiglia Rossi Precerutti e di conseguenza non si poteva non approfittare di questa cosa. Mi è stato proposto il progetto, abbiamo raschiato nelle nostre finanze, abbiamo trovato un po' di soldi per pagarlo, perché è costato, e alla scuola è costato lavoro ma anche un po' di denaro, per cui insomma, però ci abbiamo creduto, il risultato secondo me è soddisfacente. Il padre di Ernesto era originario di una famiglia di origine piemontese del Cuneese, Rossi della Manta, e quindi aveva origini nobiliari. Però Ernesto Rossi era un convinto repubblicano e quindi amputò la coda del nome così altisonante, Rossi, dalla Manta, bisognerebbe dire, e si chiamò solo Rossi. Quindi i suoi rapporti più che altro sono con le amicizie sviluppatesi durante l'antifascismo. Uno per tutti fu amico di Luigi Einaudi, che conobbe quando Einaudi insegnava alla Bocconi ed Ernesto Rossi negli anni, diciamo nella seconda metà degli anni 20, insegnava a Bergamo e si recava a studiare economia presso la biblioteca della Bocconi, e rimase sempre in collegamento con Einaudi, che fu il suo tramite anche importante per l'idea del federalismo europeo, perché Einaudi aveva sviluppato un'idea vicina appunto al federalismo europeo già nel primo dopoguerra, quando aveva scritto criticamente contro la Società delle Nazioni, auspicando invece una federazione europea. Quindi il legame con il Piemonte c'è ed è molto forte. E poi vabbè, l'Europa ovviamente ha delle radici anche fortissime in Piemonte, perché qui è ancora attiva una forte sezione del Movimento Federalista Europeo, di cui uno dei principali attivisti è Sergio Pistone, che è uno dei prefatori della ripubblicazione anastatica degli Stati Uniti d'Europa, che è un libro che Ernesto scrisse durante l'esilio svizzero nel 1945. L'importanza di questa mostra e nel riscoprire, contribuire a riscoprire e a conoscere una figura come quella di Ernesto Rossi, che ha un'attualità e una modernità incredibile, non solo sulla questione europea, ma sulla questione dei diritti e sulla questione della modernizzazione di un paese.
valeva negli anni 50, negli anni 60, ma vale ancora oggi. E poi, come ricordava Kamala Mandrei, per andare a scoprire le ragioni e l'essenza del nostro paese, la nostra democrazia, dobbiamo andare a cercare nelle carceri come quelle piemontesi, come quella di Pallanza, che ha ospitato tra i tanti dissidenti e antifascisti anche Ernesto Rossi. Sul carcere di Verbania Pallanza c'è una targa che lo ricorda, ma la mostra di oggi ci aiuta a ricostruire un percorso personale, politico e filosofico che ci può portare lontano. Credo che questa iniziativa, che riconduce anche alle origini piemontesi della famiglia di Ernesto Rossi, sia davvero significativa e anche un po' innovativa rispetto alle biografie e alle storie che in questi anni si sono raccontate su Ernesto Rossi. Una figura davvero da conoscere, perché è feconda di tanti stimoli, di tanti spunti che ci possono essere ancora utili in questi giorni, in questa attualità, in questa Europa debole e precaria.